Le focali grandangolari relegate solo alla fotografia di paesaggio, di grandi spazi. Niente di più sbagliato. Non diamo retta a chi dice queste cose, anche se si annuncia come super esperto. Sta alla capacità del fotografo trovare la maniera di sfruttare al meglio il grande angolo di ripresa delle ottiche grandangolari, come questo Tamron 15-30 mm. Come vediamo, la lente frontale è molto sporgente, tanto che non possiamo montare dei filtri protettivi. Succede molto spesso con le focali grandangolari molto spinte. Per proteggerlo contro lo sporco e ad esempio la pioggia, sulla lente frontale di questo obiettivo c'è uno strato al fluoro, uno strato idrorepellente e antistatico. I grandangolari sono molto utili anche nelle riprese in interni e anche in interni molto stretti, come il caso delle cabine delle barche, e spesso poco illuminati. Da qui la necessità di avere un efficace sistema di stabilizzazione. Un sistema di stabilizzazione ci permette di impostare ISO più bassi e quindi ottenere conseguentemente delle immagini molto dettagliate. I grandangolari offrono una grande profondità di campo. Questo però non sempre è un vantaggio, soprattutto se abbinato ad esempio a un valore di diaframma f4.5, che non ci permette di ottenere il cosiddetto bokeh creativo. Il Tamron 15-30 mm ha un'apertura massima f2.8 e questo ci permette di ottenere proprio lo sfocato creativo attorno al soggetto, appunto il bokeh. Il grandangolare è un obiettivo molto usato nel reportage e il reportage lo si fa con qualsiasi tempo, da qui l'esigenza di avere un obiettivo ben protetto, della lente frontale abbiamo già visto, ma è tutto l'obiettivo che è tropicalizzato, quindi ben protetto in tutte le sue parti a rischio. Da rimarcare anche l'autofocus molto veloce, nella street photography e nel reportage spesso siamo costretti a fotografare in maniera molto rapida. Avere quindi un autofocus molto veloce è di vitale importanza. Gli obiettivi grandangolari vanno spesso incontro a difetti ottici, come ad esempio la distorsione oppure l'aberrazione cromatica. Sono lo spauracchio di tutti gli zoom grandangolari. Tamron ha messo a punto una tecnologia che evita questi problemi con l'uso di lenti speciali. In primis, quella siglata XGM è una lente asferica a cui si vanno abbinate delle lenti a bassissima dispersione. Questa particolare costruzione permette di evitare o perlomeno di ridurre i difetti ottici. Altre complessità, ad esempio il flare o le immagini fantasma, sono stati risolti con l'impiego di speciali trattamenti sulle superfici delle lenti. Questo per ottenere sempre delle immagini di altissima qualità.